siccome faccio anche alla Sapienza di master di criminologia col professor Mastronardi, racconto sempre la storia di quando iniziai io nell'84, tenentino, avevo 20 anni, buttato al nucleo operativo di Torre Annunziata, e nessuno mi aveva insegnato nulla, non sapevo assolutamente nulla, né io né i carabinieri che dovevo comandare, non conoscevamo niente di criminalistica. Tant'è che tra i vari omicidi, ci mi ricordo, là di omicidi, cioè, di scene del delitto ce n'erano una al giorno praticamente, facevamo più i becchini più che gli investigatori, mollavi una scena del delitto e andavi a vedere altri morti sparati. E mi ricordo in particolare uno dove l'autore del delitto era estate, con la moto insegue la vittima, era estate, faceva caldo, stava col casco, da allora ho capito che in quelle zone quelli col casco bisogna, cioè quelli che stanno in regola è meglio controllarli, quando sono in tre senza casco è la norma, ma se hanno il casco devono fare una rapina, devono fare uno scippo, devono fare un omicidio. Vabbè, insomma, si toglie sto casco a mani nude e lo getta a terra, raggiunge la vittima, gli scarica il caricatore addosso e se ne va, si recupera la moto, si scorda il casco e se ne va. Arriviamo là e c'era il casco. Il primo che arriva è il buon appuntato dei carabinieri del radiomobile, quindi non è una questione di carabinieri e polizia, da questo punto di vista sulle stupidaggini siamo pari. Si butta su quel casco manco fosse il killer che piava. Acchiappa sto casco a mani nude, se lo gira, se lo volta, va dal brigadiere, dice: brigadiere, questo sicuramente è il casco del killer. Il brigadiere piglia sto casco, se lo gira, se lo rivolta anche lui, e sì, c'hai ragione, lo passa al maresciallo. Il maresciallo se lo guarda, certo, questo faceva caldo, l'ha mollato e mo molla a me che ero tenente. E io mo pio. Ma ero solo e sono rimasto col cerino in mano. Ma se c'era il capitano lo dava al colonnello. Su quel casco ci abbiamo fatto di tutto di più. Dopodiché ci viene l'idea, dice: ma ci fossero le impronte digitali su questo caso? A quel punto gli che nessuno lo toccava più, io voglio un'altra voce, manca solo un amplesso sessuale in quel casco, c'era tutto. A sto punto diceva: sì, ci stanno le impronte digitali, tutti concordavano, bisogna rilevarle. E ci guardavamo tutti in faccia sperando che tra noi ce n'era uno che lo sapeva fare. Niente. Dice: ma scusate, io ero appena arrivato, ma c'è qualcosa, qualche strumento? Boh, c'è sta una valigetta crimina qualcosa. E piamola, vediamola, ci sarà un qualcosa scritto per prendere le impronte digitali. Questi aprono, qua era napoletani, qua non c'è sta niente, non c'è sta scritto impronte digitali. Vedete, c'è scritto rilievi dattiloscopici, per fortuna venivo dal classico, ho fatto un po' di latino e greco, ho collegato dattiloscopico con le dita. Vediamo ste polveri, e mo chi le sa utilizzare? Non le sapevamo utilizzare nessuno, perché nessuno ce l'aveva imparata. Le buttiamo là, tipo metodo Capozzo, insomma, buttiamo sta polvere sopra il karma, che ovviamente è una tragedia. Una tragedia ridicola da una parte, tragica dall'altra. Perché se noi nell'84 sapevamo rilevare le impronte digitali, era un assassino che avremmo arrestato, che poi fu preso con le indagini tradizionali di cui parla l'avvocato. Fu preso dopo che aveva commesso altri 10 omicidi. Quindi se noi sapevamo rilevare le impronte digitali avremmo salvato 10 vite di delinquenti, ma sono sempre 10 vite umane che avremmo salvato.